pace e bene, fratelli e sorelle. Ecco, in questo momento ci aggiungiamo alla celebrazione che si è appena conclusa qui dallo studio di Via Denunzio. Sono io, Fra Nicola Monopoli, accanto a me Padre Rinaldo. Padre Rinaldo, pace e bene. Pace bene, pace bene. Padre Rinaldo Totaro, lo specifico. Ecco, È allora. uguale. Siamo qui, siamo dallo studio e abbiamo la possibilità di accompagnare i nostri telespettatori a vivere questo momento che ha una carica tradizionale molto forte. Certo, l'accensione del presepe, dell'albero di Natale sul piazzale antistante la chiesa Santa Maria delle Grazie qui a San Giovanni Rotondo. Padre Rinaldo, in attesa che arrivi il ministro provinciale, Padre Maurizio, e che dia inizio a questo momento di preghiera così particolare, ecco, con quali parole possiamo riscaldare gli animi di coloro che sono a casa? Beh, io penso che il presepe è uno degli aspetti particolari, no, di questo tempo che ci prepara alla celebrazione del Natale. Ecco, perché noi abbiamo bisogno anche di vedere, no? Ecco, sentiamo, leggiamo, ascoltiamo la parola di Dio che ci racconta di questo amore immenso di Dio che viene in mezzo a noi. Però, ecco, i nostri sensi, no? Ecco, soprattutto il vedere, le situazioni in cui questo avvenimento straordinario si è realizzato, no? Quella povertà, quella semplicità, quell'umiltà. E anche, ecco, poi io credo che sia bello sentire, no? Quelle musiche, quelle melodie. No, noi diciamo che gli angeli sono scesi dal cielo per lodare il Signore, per cantare l'alleluia di Dio. E abbiamo bisogno anche noi di sentire. Forse sono state proprio queste le motivazioni che hanno spinto San Francesco a Greccio 800 anni fa, nel 2023. Esatto. Celebreremo insieme con tutti i francescani del mondo, ma con tutti coloro che si reputano amici di San Francesco, proprio quella data straordinaria a Greccio, quando Francesco volle mettere insieme tutti quegli elementi che potessero dare la possibilità, come tu dicevi, ai sensi di ritrovarsi lì, in quella grotta a Betlemme, dove tutto accadde. Sì. È bello anche ricordare che Tommaso da Celano dice appunto che in quella situazione, ecco, il bambino è rinato in tanti cuori, proprio attraverso quella, diciamo, quella possibilità di vedere, di sentire, di sperimentare, no? Ecco, quella realtà della incarnazione. Per cui possiamo dire questa cosa, Padre Rinaldo, il presepe non è una decorazione, no? In questi giorni, vediamo le nostre città, anche per certi versi le case, i balconi, che vengono decorati ed è un segno bello di comunione profonda di tutta la Certo, società. Ma il presepe è qualcosa in più di una decorazione, possiamo dirlo? senz'altro. È come, diciamo, quello che ecco, rappresenta, no? Visibilmente quello che si è realizzato e continua ancora a realizzarsi, perché l'incarnazione del Signore ancora è una cosa reale, presente, no? Quindi è bello che sì, questo segno, anche nelle nostre case, anche se è piccolo, che se è minimo, anche se è semplice, anzi io credo che più è Che semplice, possa più. diventare un luogo di preghiera, dove la Sì. Ecco, famiglia possa ritrovarsi anche singolarmente. esatto, anche se la notte per esempio di Natale si canta, tu scendi dalle stelle, no? E poi si fa una preghierina a Gesù Bambino. Io credo che tutti noi ricordiamo quando eravamo piccoli, no? Esatto, Ecco, quella esatto. preghierina che ci invitavano a recitare davanti a Gesù Bambino, È anche quelle l'invito che letterine facciamo già da belle. questa sera a coloro Ecco, che ci sì. ascoltano. Intanto ho già visto qualche istante fa le immagini di Fra Carlo che presiede. Pensavamo padre Fra Maurizio Placentino, il ministro provinciale, ma evidentemente sappiamo che era in viaggio dalla Calabria, non è arrivato in tempo, per Ecco, cui lo sì. sostituisce Fra Carlo, il guardiano del convento, e quindi sono già pronti, stanno, ecco, sentiamo la campanella. Stanno per uscire sul piazzale e per cominciare questo momento così bello.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace, gioia della fede, e pace per della fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ci ritroviamo dinanzi alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in questa serata vigiliare della solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, per l'accensione dell'albero di Natale e soprattutto per la benedizione del presepe, che da questa sera rimarrà esposto alla pubblica venerazione per tutte le feste natalizie. È tradizione radicata nella fede e nella devozione dei cristiani quella di allestire dei presepi affinché anche attraverso di essi si potesse ricordare l'evento della prima venuta del Signore Gesù. Questa sera allora, dinanzi alla capanna di Betlemme, vogliamo fare il proposito di prepararci con fede alla solennità del Natale. Vogliamo farlo ad imitazione di Francesco d'Assisi, che amava tanto questo mistero da volerlo vedere realmente rappresentato dinanzi ai suoi occhi. Vogliamo farlo ad imitazione di Padre Pio, che sentiva il cuore traboccante di un santo amore verso il mistero del Verbo incarnato. Da questa sera dunque potremo anche noi sostare per contemplare il mistero del Dio fatto uomo. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, prepara con la tua potenza il nostro cuore a incontrare il Cristo che viene, perché ci trovi degni di partecipare
al banchetto della vita e ci servi egli stesso nel suo avvento glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Parola del Signore. Dalla vita prima di Tommaso da Celano. A questo proposito è degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che il santo realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina a padre Agostino. Mio carissimo padre, il celeste bambino faccia sentire anche al vostro cuore tutte quelle sante emozioni che fe sentire a me nella beata notte, allorché venne deposto nella povera capannuccia. O Dio, Padre mio, non saprei esprimervi tutto quello che sentii nel cuore in questa felicissima notte. Mi sentivo il cuore traboccante di un santo amore verso il nostro Dio umanato.
La notte dello Spirito durò anche allora, ma lo dico pure, in mezzo a un sì buio pesto, feci una fortissima indigestione spirituale. Oh, quante volte il mio pensiero si portò dal bambino a voi e da voi al bambino. Fratelli e sorelle carissimi, sulla scia della devozione di San Francesco e di tutta la tradizione francescana verso il mistero dell'incarnazione, della nascita del Figlio di Dio, nella quale si innesta anche quella devozione particolare che Padre Pio nutriva per il mistero dell'incarnazione, per la nascita del Figlio di Dio, per l'umiltà, ecco, di Dio che si fa piccolo bambino. Noi questa sera abbiamo voluto benedire questa rappresentazione del presepe che rimarrà qui esposto per tutto il periodo ancora di Avvento e poi il periodo natalizio, che ci consentirà di poter contemplare, come voleva Francesco, con gli occhi del corpo questa scena struggente, meravigliosa, che dobbiamo imprimere nel cuore, soprattutto oggi che il Natale è stato impoverito, depauperato da una mentalità consumistica e qualunquistica. Non vediamo più segni del vero Natale nelle vetrine, negli spot pubblicitari, nella televisione. Non c'è altro che il consumo di regali, nel migliore dei casi Babbo Natale, ma non troverete mai il bambino Gesù, non troverete mai la rappresentazione, ecco, della nascita, perché si teme di offendere la sensibilità di altri che professano altre fedi religiose. È una mentalità quanto mai stolta e insipiente. Il Natale non offende nessuno, piace a tutti, perché è la festa che rivela l'amore di Dio per ogni uomo. Dio si fa uomo, assume la nostra natura umana per salvare ogni uomo. E quindi il Natale è la festa dell'amore, non può offendere nessuno, ma può essere capita, compresa da tutti. Solo chi è animato da pregiudizi, ecco, può voler bandire il Natale e il suo significato vero dalla nostra società, come purtroppo, ahimè, avviene. E allora noi, sulla scia della spiritualità francescana, che ha sempre, ecco, sottolineato l'importanza della nascita del Figlio di Dio, Francesco amava due misteri in particolare: l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Erano i due misteri, ecco, che nel suo cuore trovavano davvero accoglienza e spazio. Lo stesso possiamo dire di Padre Pio, il quale, si dice, contasse i giorni che mancavano alla festa del Natale, perché era per lui la festa più importante. E tutti conosciamo quell'episodio avvenuto nella sagrestia della Chiesa Antica il 24 dicembre 1922, quando Padre Pio attraversò quella stanza, quello spazio, quella sagrestia, stringendo tra le braccia il bambino Gesù vivo, ecco, che accarezzava con le sue manine il volto di Padre Pio. San Francesco ha voluto vedere con i suoi occhi i disagi in cui si è venuto a trovare il Figlio di Dio, ecco, per amore nostro, volendo rappresentare in un presepe vivente a Greccio, come abbiamo ascoltato nel 1223, ecco, la nascita del Figlio di Dio. E allora anche noi, fratelli e sorelle carissimi, questa sera abbiamo voluto rappresentare e sostare, nonostante il clima, ecco, freddo, dinanzi a questa scena meravigliosa, che vogliamo portarcela non solo col telefonino, la fotografia, ma soprattutto la vogliamo portare impressa nel cuore.
e vorremmo contemplarla in questi giorni in modo particolare per contemplare appunto l'umiltà di Dio e l'amore di Dio per ogni uomo. Allestiamo nelle nostre case il presepe, educhiamo i figli, i bambini piccoli a riconoscere questa scena, amiamola, nonostante questo torrente iconoclastico che esiste oggi, noi nelle nostre famiglie cristiane allestiamo il presepe, educhiamo i bambini a riconoscere questo bambino il figlio di Dio, e anche noi sostiamo volentieri in preghiera dinanzi a questa scena. Ringraziamo il Signore e preghiamo Padre Pio che ci aiuti e susciti nei nostri cuori l'amore che ardeva nel suo cuore dinanzi all'immagine del bambino Gesù adagiato nella mangiatoia, che anche noi possiamo provare quelle emozioni di cui parla Padre Pio in quella lettera al Padre Benedetto, quella commozione, quello stupore dinanzi a questo miracolo, un piccolo bambino consegnato tra le nostre mani che è niente meno che il Figlio di Dio, creatore del mondo. Che questa verità susciti ancora in noi sentimenti di stupore, di meraviglia, di commozione e di gratitudine. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo con fede il Cristo che è venuto a portare il lieto annunzio ai poveri. Vediamo dicendo insieme: vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Cristo, rivelato a chi ancora non ti conosce, e fa che ogni uomo possa gustare la gioia della tua amicizia, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, il tuo nome risuoni fino ai confini della terra e tutte le genti trovino la via che conduce a te, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Gesù, tu che sei venuto a redimere l'umanità, vieni ancora perché il tuo popolo non perisca ma abbia la vita eterna, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Signore, tu che hai dato agli uomini la libertà dei figli di Dio, conservaci il dono che hai conquistato a prezzo del tuo sangue, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Al Padre ricco di misericordia, che nel suo Figlio Gesù Cristo, fatto uomo per la nostra salvezza, ci ha dato ogni bene, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Padre nostro che sei, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio grande e misericordioso, Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo per la benedizione. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen.
nel cammino di questa vita. Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Questo breve ma intenso momento è appena terminato. Abbiamo assistito a Fra Carlo, che ha presieduto questo momento di preghiera per la benedizione del presepio sul piazzale di Santa Maria delle Grazie e l'accensione delle luci dell'albero di Natale. Padre Rinaldo, abbiamo anche noi vissuto dalla nostra postazione. Prima di tutto voglio anche approfittare per ringraziare Vito Ciavarella, che era alla telecamera giù in piazza e quindi ha vissuto intensamente, anche con tutto il freddo che questo prevedeva, già da diversi minuti prima che cominciasse questo momento, e Matteo Fiore, che è alla regia, grazie ai quali queste immagini e tutto quanto abbiamo vissuto è potuto in qualche modo raggiungere le vostre case, di tutti voi carissimi telespettatori che siete a casa e vivete in sintonia con San Giovanni Rotondo, con il convento di Padre Pio, questi momenti così particolari. Padre Rinaldo, dicevo, il padre guardiano ha fatto il riferimento ad un avvenimento esattamente qualcosa di prodigioso che è avvenuto nel convento di Padre Pio, nella sacrestia antica, sì, esattamente 100 anni fa. Che cosa accadde? Ecco, che Padre Pio appunto nella sacrestia ha fatto forse anche la stessa esperienza di San Francesco, no? Che a Greccio appunto tanta gente ha visto il bambino, ecco, vivo nelle braccia di San Francesco, e così Padre Pio. È bello che diversi santi francescani, cominciando da Sant'Antonio, esatto, no? Che è raffigurato proprio in questo modo. Appunto, c'è questo collegamento con Gesù Bambino, e che questa comunione totale, che poi diventa anche qualche cosa fisica, no? Che va oltre tutti i tempi e tutte le situazioni nostre umane, che proprio questa comunione è molto molto bello. Insomma, Padre Pio, ecco, ci ricordiamo che era veramente innamorato anche del presepio, no? Che ci raccontano che durante il tempo del Natale, quando usciva dalle confessioni, poi passava davanti al presepio che era allestito nella chiesa piccola e si fermava con tanta devozione anche guardando i particolari del presepe. A proposito di questo, prima di congedarci e di salutare i nostri telespettatori, qual è il consiglio che vogliamo dare? In tantissimi luoghi è proprio il giorno dell'Immacolata, il giorno in cui finalmente vanno completati, no, tutte le decorazioni, ma soprattutto quest'opera dell'albero di Natale e, sì, in modo particolare del presepe. Ecco, vogliamo incoraggiarli a vivere questa... Certo, io mi auguro che in tutte le case delle persone, soprattutto appunto dei devoti di Padre Pio, no? E di coloro che hanno lo spirito francescano, si realizzi questo presepe, no? Questa raffigurazione, diciamo, visibile del Natale. Si racconta che lo stesso Padre Pio raccontava
che lui da bambino realizzava un piccolo presepe a Pietrelcina, nella sua casa natale, certo, sì, con la terracotta. E quindi anche lui da bambino ha vissuto questa attenzione, questa devozione proprio. Sì, e poi io penso che auguro, no? Anche tante famiglie dove ci sono i bambini, che incoraggino loro, perché i bambini poi fanno diventare il presepe quasi vivente, movimentato, perché spostano i pastori, li avvicinano alla grotta, e questo anche sono dei segni belli che si percepisce che è qualche cosa che si vive nella famiglia, e quindi anche quotidianamente c'è qualche piccolo gesto che aiuta a ricordare questo avvenimento. Certo, un ultimo pensiero, padre Rinaldo. Il mondo purtroppo non è, diciamo, quel mondo che vorremmo vedere. Certo. Ancora tutt'oggi, nonostante 2000 anni di cristianesimo, ancora il popolo cristiano si fa guerra. Ci sono bambini in questi giorni, in questi mesi, che stanno morendo e comunque assistono a questo scandalo, no, della guerra, della cattiveria umana, che senza nessun ritegno fa delle cose bruttissime, proprio uno sfregio alla natura, all'uomo, ai bambini. Ecco, tutti i segni di violenza, le guerre, la povertà, la fame, dinanzi a tutto questo, ancora è giusto celebrare questa poesia del Natale? Sì, io penso che, ecco, in mezzo a questa cattiveria c'è questo piccolo seme, no, che ci ricorda che nonostante tutta la nostra cattiveria, Dio ancora testardamente viene in mezzo a noi, e in quel gesto, in quel segno, noi possiamo trovare anche la forza di reagire, cominciando dal nostro cuore, no? Ecco, che il Natale sia veramente il giorno della pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie, perché non dobbiamo pensare soltanto a questi grandi, queste rovine grandi, ma ci sono anche quelle piccole situazioni di sofferenza che sono nelle nostre case, e io ci auguriamo, noi auguriamo a loro, a tutti i nostri cari amici, che quel giorno sia veramente il giorno dove si rinasce con Gesù nella pace. Certo, ricordiamo anche che c'è un esercito di volontari, no, che fanno tanto bene, e in questo periodo in modo particolare organizzano situazioni per le persone più disagiate, per vivere momenti più umani, dignitosi per tutti. Quindi a tutti questi volontari va la nostra riconoscenza e il nostro incoraggiamento. Incoraggiamento, certo. Grazie di cuore a tutti voi per aver vissuto questa sera questo momento così particolare. Buona festa dell'Immacolata a tutti voi, e soprattutto buona preparazione al Santo Natale che si avvicina sempre di più. Buona serata, pace e bene. Pace e bene.